In passato, per valutare un ministro, si guardava al suo curriculum, ai suoi testi, qualora ne avesse scritti, ai suoi articoli, ai suoi discorsi. Oggi, per scrutare davvero nell'animo di un politico e la sua visione, bisogna guardarne i post sui social network. Il gioco è semplice, è una regola fondamentale, una pressione costante, il nome del clan, sono balle, lo Stato difende i suoi cittadini, informarsi, approfondire, continuare a vivere. Guardando i post scritti da Matteo Salvini, hai la sensazione di trovarti di fronte a un ultra, un militante di estrema destra, a volte a un comico, altre volte a un ministro della propaganda di qualche governo del passato. E invece no, sei di fronte ai post del ministro degli interni. Mettere alla gogna una persona, chiaramente con una sofferenza psichica o forse addirittura affamato, è un gesto barbaro, assai più violento dello spennare un piccione morto. Trasformare il disagio di una persona in un programma politico, addirittura in un attacco ai migranti, non solo è un colpo basso, ma addirittura smentisce tutto ciò che lui sta sostenendo. La soluzione è nell'aiuto, non nella repressione. In Veneto, regione governata dalla Lega, viene promulgata una legge che dà priorità nell'accesso agli asili a bambini italiani, priorità rispetto a bambini figli di immigrati. La Corte Costituzionale dichiara che questa legge è inammissibile. Non è possibile. Cosa fa Salvini, il ministro degli interni? Ascolta la Corte Costituzionale? Troppo razionale. Aggredisce questo parere. Introdurre una diseguaglianza così forte nelle scuole genererebbe un meccanismo di apartheid gravissimo. L'uguaglianza tra persone nasce nelle scuole ed è garantita dalla Costituzione. Questo post è l'emblema della propaganda. Dinanzi a un calciatore, tra l'altro che indossa la maglietta della nazionale italiana, che gli dice che sino a 18 anni è stato costretto a non avere documenti italiani, Salvini risponde un'altra volta con la parola magica di tutta la sua comunicazione e di tutta la sua propaganda, appunto. Prima gli italiani, la priorità. Quasi 1 milione di bambini e adolescenti, figli di immigrati, ma nati in Italia, che parlano italiano, che studiano in italiano, nelle scuole italiane, non dargli i documenti, la cittadinanza, i diritti di essere italiano? Rende migliore la vita di chi ha già la cittadinanza italiana? Lo ius soli è un diritto che non toglie nulla ai cittadini italiani. Ma a Salvini questo non interessa. Gli interessa solo avere un nemico su cui riversare la propria battaglia, la propria propaganda. Ecco, Salvini va a Pozzallo e fa propaganda, ancora una volta. Centri di espulsioni in ogni regione, rimpatri, sbarchi ridotti. Il ministro degli interni va in Sicilia e non pronuncia mai la parola mafia. E non sa nulla se non storie generiche sul tema. Matteo Salvini è stato eletto in Calabria e non dice una parola sull''ndrangheta, se non sempre in maniera generica. E persino il contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega non ha mai pronunciato la parola mafia, anzi no, una volta, in una parentesi. Non c'entra nulla, accomuna mafia, corruzione, è una questione di reati. Mentre per ben 17 volte è pronunciata la parola sicurezza. Salvini minaccia querela. Da papà. Va detto che non mi intimidisce con questo tipo di reazione alle critiche. Ho avuto nemici ben più feroci di Salvini e ahimè ho ancora. Quindi figuriamoci se può intimidirmi Matteo Salvini. Detto questo, tra le prime uscite da ministro, Salvini ha dichiarato
che gli operatori delle ONG sono vice scafisti. No, questo è inaccettabile. Inaccettabile che medici, operatori che dedicano la propria vita a salvare vite umane nel Mar Mediterraneo siano definiti vice scafisti, come i trafficanti di carne umana, con cui lo Stato italiano fa accordi, perché la Guardia Costiera Libica, come denunciato dall'ONU, è composta da ex scafisti, in molti casi scafisti ancora operativi, con divisa della Guardia Costiera Libica. Questo è inaccettabile. Fermiamo l'invasione e poi togliamo la scorta a Saviano. Beh, consiglio. Quella che lui chiama l'invasione, cioè i flussi di disperati che scappano dalla loro terra, beh, non ci riuscirà. Questi flussi vanno organizzati, gestiti, ma non possono essere fermati. Quindi, per certi versi, addio libertà per quanto mi riguarda, perché prima di arrivare al secondo punto chissà quanto ci metterà. Detto questo, pensare che la protezione, che la scorta sia un privilegio, è da criminali. La protezione è data per salvare la vita, per permettere a una voce di poter continuare a ricercare, a raccontare. Non vedo l'ora di poter camminare da solo e libero, ma che un ministro usi questo strumento per attaccare chi lo critica è da criminali. In ogni caso, caro Salvini, spero di tornare libero il primo possibile. Non ho paura né di te né dei tuoi provvedimenti. Tutti questi post e i futuri che ne verranno servono, sì, ai posteri. Proprio così. Un giorno le nuove generazioni ci chiederanno: ma com'è stato possibile? Chi ha reso possibile che una figura come quella di Matteo Salvini divenisse ministro degli interni? Ecco, è a voi che sto parlando, generazioni del futuro. Tutto questo è stato. In molti lo hanno voluto, ma qualcuno ha resistito.